Giochi senza barriere torna anche quest'anno, appuntamento il venerdì 17 dalle 20:30 in poi in Piazza Martiri della Libertà, un appuntamento sempre più partecipato. Sì, è sempre più importante perché grazie anche all'amministrazione comunale che ha creduto in questa manifestazione, perché porta al centro della città un problema che è quello della disabilità, per farlo conoscere e per far sì che anche i disabili siano una volta protagonisti. Diventa anche occasione per un momento di incontro e condivisione tra le associazioni che si occupano di disabilità, per cui noi come centro servizi non potevamo che continuare a sostenerlo e continueremo a sostenerlo anche in futuro. Un momento ormai atteso dalle associazioni, molto desiderato, perché è un grosso messaggio contro l'indifferenza. Giocare insieme, comunque siamo, è un messaggio straordinario da portare in piazza a tutti. Iniziato in modo tiepido, poi piano piano la cittadinanza si è accorta anche del messaggio e della bellezza di poter condividere attraverso la diversità, ognuno con la propria specificità, un momento di piacere, ed è diventato un momento molto più partecipato. Quanto è importante per voi questa partecipazione? È molto importante. L'AISME è stata una presenza costante durante questi anni di svolgimento dei Giochi senza barriere, ed è importante anche confrontarsi con altre disabilità che non sono necessariamente quelle portate dalla sclerosi multipla, e giocare tutti insieme, giocare appunto sulle diversità di ogni associazione. Importante il sostegno a queste associazioni da parte del CSI. Il CSI sono diversi anni che mette a disposizione diversi volontari, quindi degli operatori che favoriscono la buona riuscita di questa manifestazione. Ha sposato questi giochi senza barriere, quindi soprattutto di divertimento per i ragazzi, che è la cosa più importante.